Puglia e Basilicata, anche qui Ursula Timbota in dialetto romagnolo, la Presidente della Commissione Europea, incita a tenere duro contro il disastro ambientale. Meloni pronta a presentarle il conto con la stima definitiva dei danni e su Bonaccini, commissario Tagliacorto. Prima troviamo i soldi, poi chi li spende. E Alfonso Celotto, non so se hai avuto occasione, hai avuto modo di seguire la visita di Ursula von der Leyen oggi, dal titolo che fa il mattino di Puglia e Basilicata, col titolo che fa il mattino, si sottolinea anche il carattere particolarmente sentito e empatico di questa visita della von der Leyen. Noi che l'abbiamo seguita l'abbiamo vista fermarsi a parlare con tantissime persone, anche con dei bambini, e accennare anche una battuta, appunto come riporta il mattino in dialetto. Che ne pensi di questa visita? Veramente importante, che non è stata una visita formale, tante volte in questi casi una visita di 20 minuti, uno va lì, parla così, parla con qualche amministratore, saluta e va via. Invece in questo caso veramente la von der Leyen è voluta andare tra la gente, voluta incontrare le persone e vedere cosa è successo. Quindi è un segnale di attenzione all'Italia e un segnale di attenzione anche perché l'Italia ha bisogno di fondi, perché sappiamo che questa è un'emergenza costosa, si parla di miliardi per superare l'emergenza, per favorire la ricostruzione, la ripulitura, e quindi serve l'aiuto dell'Europa. Quindi è molto importante che la von der Leyen abbia speso una sua giornata per vedere le cose, per capire come intervenire in questa terra disastrata, ma che può rinascere forte. Accederemo a dei fondi europei. Si è detto che non utilizzeremo il PNRR, che è un altro fronte economico che abbiamo aperto con l'Europa. L'occhio di riguardo della Meloni, citato dalla Meloni, può essere che voglia essere inteso più sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che sull'alluvione. Un'emergenza del genere mette più in difficoltà l'Italia. L'Italia ha già avuto qualche difficoltà sul piano nazionale di ripresa e resilienza, quindi che cosa significa avere più clemenza, possiamo dire, sui termini, ovviamente delle opere non saranno rispettate anche su quei territori, ma anche di avere un aiuto all'Europa. L'Europa è anche questa solidarietà sui territori. Abbiamo visto anche dall'entità delle cifre stanziate, no? 20 milioni, 8 milioni.